Ehi ciurma, sono Mazzetesse e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Pirates. Siamo sulle tracce del barone Raimondo per vedere di trovare un po' i nostri familiari, insomma. Quindi andiamo alla taverna a vedere. L'ultima volta è stato visto qua a Santiago. La frutta del tesoro spagnolo si è diretta alla Habana. Questo può essere ancora più interessante. Santa Catalina ed era diretto verso le Ogane. Ci conviene andare dal tizio là. Una camicia da scherma. Affare fatto. Grande. Spero che queste cose mi restino poi quando divido il bottino col mercante. Vediamo un po' di. Vendiamo del cibo, sì. 50 tonnellate di cibo. Ma anche di più. Fintanto che ha soldi da darci. 50 tonnellate credo che ci bastino. Guardate quanti mesi sono. Ok, perfetto. 27.000 di oro. Salpare? Sì. Lui ci ha detto di andare alle Ogane. Sempre se l'equipaggio non ci abbandona prima. Abbiamo 18 di fama che non è niente male. Sono dirette a Petit Goave. Le Ogane, siamo contro vento, ci metteremo una vita e mezza ad arrivare là. Dov'è che è le Ogane? Stiamo andando giusto? Sì. Dritto qua? O giù sotto? No, giù sotto. Andiamo giù. Quello non importa, lo salteremo un'altra volta. Santa Cristiana. Le Ogane. Ah no, andava bene anche là, vabbè. Eccolo, le Ogane. Prospero villaggio spagnolo. Ok, allora andiamo alla taverna, vediamo un attimo. Ah, ok, sta arrivando qua, è salpato da Santa Catalina 94 giorni fa. Bueno, 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 bueno. Sì, vabbè. È stata potenziata. Un cappello francese, vi aiuterà a ottenere un invito al ballo e può essere nostro per 800 pezzi d'oro. Sì. Grandioso. Ciao ragazzi, vediamo se il mercante ha della roba che vale, che costa poco. Vabbè, tanto qua conviene vendere quello depredato più che. Ah, ok, ditegli che sto arrivando. Cosa succede? Colonnello, nonostante siamo andati contro gli spagnoli tutto questo tempo, 50 acri alla periferia cittadina. Accettiamo il suo invito, ma vabbè. Speriamo questa volta di farla innamorare di più. Ha un bel cuore che batte. Due cuoricini. Tre cuoricini. Solo uno, perché solo uno? Vabbè, uno che batte grande. Un occhialino. No, comunque lei è abbastanza bruttina rispetto all'altra.
Ancora, sì, ho capito, lo sapevo già di quello. Arrivederci, clone della mazzetta, se salpiamo. Vabbè, becchiamo sto tipo e poi dopo vediamo cosa. Di lui ci hanno detto. Santa Catalina, dov'è Santa Catalina però? Santa Catalina, Santa Juliana, Santimon, San Juan. È salpato 94 giorni fa. Ah, è là, Santa Catalina. Prima di vedere se lo intercettiamo. Non è detto però. Chi è quello? Barone Raimondo! Sì. Mancato alla grande. Però davvero un po' troppa gente lui. Ma guardate come ci sta facendo a fettine. Siamo nei guai, ragazzi. Dobbiamo tirarlo giù. In fretta. Ok. Ma è solo un pezzo di... No, ragazzi, quanto oro, quanto oro! 3.000 pezzi di oro! Andiamo a venderlo adesso. Dobbiamo andare lenti, però andiamo a venderla sta roba. No, là no, dobbiamo andare alle Ogane. Se no andiamo dai francesi, andiamo dai francesi. Andiamo dai francesi, ma per favore, muovetevi! Ho capito che non ho equipaggio sufficiente, però ragazzi, siamo vicini a scoprire dov'è la nostra sorellina. Il primo pezzo l'abbiamo risolto, adesso credo che dovrò dividere il bottino per forza perché vendiamo prima tutto quello che possiamo, sai che roba. Fine. Vendiamo questo. Vendiamo questo. Vendiamo questo. La ripariamo. E dividiamo il bottino. Aspetta, prima vediamo se in taverna c'è qualcosa da comprare. Sì. Ad ognuno andare a cercare Raimondo, vabbè. Ok, mi stanno dando un sacco di informazioni. Dividiamo il bottino. Ognuno prende una piccola fortuna di 509. Ah, noi abbiamo solo 5% perché siamo capitano apprendista. Ah, oh, Kaiser. E questo è per la difficoltà del gioco. Più è facile, più prendi poco. Però vabbè, dai. Ok, mi va bene. La tua salute è buona, via via che passano i mesi, a vita eterna, ti annoia. Avanza capitano qualificato? Ma sì, andiamo.
un po' più difficile, ma ci danno anche più soldi. Dai, ci proviamo. Ho va anche vari punti fama, no? Quindi posso. Ok, allora vediamo se alla taverna abbiamo degli uomini che vengono con noi. No. Siamo solo in 40. Parliamo con il sindaco. Governatore di Tortuga, va bene. Oh, non è neanche lontano. Maestro Dasha. Abbiamo la nostra nave con la bella tosta. Salpiamo allora. Con equipaggio bello contento. Soldi ne abbiamo molti meno, ma vabbè. Speriamo di essere riusciti a salvarli. Perché una volta prima mi era capitato così ed eravamo rimasti fregati. Andrei con una spada lunga. Ah. Oh, ma sto giro bisogna. Non dai il consiglio? Ci sto andando a caso, ragazzi. Ah no, là dovevo abbassarmi, l'altro devo alzarmi. No, quello devo saltare. Questo devo. No, quello devo chinarmi. Questo devo chinarmi. Aspetta che dobbiamo riprendere un po' di vantaggio. Ok. Ok. No. Ma sono stupido, se parte da là vuol dire che lo fa a salire. No, così era alto. Ah, ma si è reso solo perché è rimasto solo lui, vabbè. È andata un po' male, su questa qua, ragazzi. No, non volevo cambiare la visuale. Lui dove deve andare? A Tortuga? Sì, forse sì. Ma è parecchio più difficile però così senza avere le indicazioni, insomma. Parliamo con il governatore, visto che l'abbiamo appena accompagnato. Mio caro colonnello. Presto, ammiraglio. Perché poco attraente? Vabbè, dai, proviamo, anche se sarà molto difficile da capire adesso che non ci sono i. Ok,
È parecchio complesso, eh. Lei ci indica comunque, ma... È troppo veloce. Ok, è andata malissimo. Ragazzi, abbiamo aumentato la difficoltà, ma qua è un casino assurdo. Vediamo se abbiamo qualcosa da vendere. Niente di che, se possiamo vendere la nave qua dietro. O ripararla. Questo tiene 70 tonnellate, non è male da tenere comunque. Facciamo che tenercela. Sì. E vediamo se in taverna c'è qualcuno da... Sì, benvenuti. Anche perché va un poca gente. Specchio di segnalazione. Affare fatto. Ok. Santiago. Perfetto, ma adesso non siamo ancora abbastanza forti. Detto questo, ragazzi, per questo episodio è tutto, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!